Era molto tempo che non recensivo Fairy da Stiro, anche se l'utilizzo spessissimo perché il mondo che ho scritto già nella recensione ormai sta cambiando. Allora, Laura Star Smartemme, tavolo da Stiro super professionale, siamo quasi al top di gamma, manca solamente una piccola opzione, la funzione Essence Steam, di cui ne parleremo dopo. Allora, vi dico subito, caldaia molto potente, 1400 watt. 3,5 bar la potenza vapore, 800 watt il ferro che pesa 1,1 kg, mentre invece il tavolo pesa 23 kg, ma è manovrabile con le rotelle, molto semplice, servo assistito, si apre, si chiude in modo molto semplice, diventa veramente molto stretto, lo riusciamo a infilare in degli spazi molto bassi, vedete in sovraimpressione le misure della larghezza massima di questo tavolo già chiuso. Allora vi dico subito che è dotato di una caldaia molto ampia, dove c'è la possibilità di poter posizionare sopra un serbatoio da 1,5 litri circa, la possibilità di poterla svuotare con il tappo superiore e il tappo inferiore. Facciamo scorrere l'acqua, quindi possiamo fare un sistema di decalcificazione che avviene ogni 10 ore di utilizzo continuo, quindi hanno calcolato un mese, però vi consiglio ogni 2-3 settimane di farlo perché la manutenzione renderà sempre nuovo questo tavolo. Ma parliamo subito degli accessori che ci sono a correre, oltre al tavolo, oltre al ferro, lo vedete qua che è il pulsante anteriore per l'accensione della ventola, perché ha un sistema molto interessante di cui vi parlerò subito, ma vediamo subito immediatamente cosa c'è nella scatola. Allora vi dico che c'è questo panno da stiro con tanto di guide per poter stirare al meglio, e ne potevano mettere due, ce n'è solo uno, avrei preferito che a prezzo di 1700 euro ne avessero messo almeno due. Troviamo un manuale di istruzioni molto completo, il sistema per collegare l'applicazione telefonica, perché è possibile scaricare un'applicazione telefonica da Laura Star direttamente sul nostro smartphone iOS oppure Android, scusate se sto correndo, per avere notifiche per la manutenzione e l'utilizzo molto semplificato. Abbiamo il serbatoio dell'acqua, ve lo faccio vedere. Ecco il serbatoio dell'acqua privo di filtro, perché il filtro esce direttamente a corredo. Io già l'ho aperto, eccolo qua. L'utilizzo è bello scuro, un buon grigiastro. Quando diventa marrone lo dobbiamo cambiare, però se utilizzate acqua decalcificata allunghiamo la vita del filtro. Va posizionato direttamente all'interno, va tolto il tappo, va tolto il coperchio che ha una doppia funzione, poi vi spiegherò perché. Va inserito in questa posizione qua, va incastrato, va chiuso, poi lo utilizzeremo durante test, questo è un semplice unboxing, va richiuso il tutto e va messo in moto. Spostiamo il nostro serbatoio con il filtro, vi faccio vedere cosa troviamo. Allora vi dico subito che troviamo una cosa interessantissima, la soletta, perché il ferro da silo, per molti che mi chiedono, è monopotenza, quindi molto potente. Quindi vi domanderete i capi sintetici e i capi scuri e pure la seta, cosa si fa? Benissimo, si mette questa soletta, molto semplice. Si mette la soletta, questa qui è importantissima per i tessuti scuri, neri, perché quando utilizziamo il ferro molto potente diventano lucidi. Quindi utilizzando questa soletta, questo non accade, la possiamo utilizzare utilizzando il ferro, scusate il gioco di parole, direttamente sui capi sintetici e direttamente sulla seta. Non avremo alcun problema, fidatevi. Allora, abbiamo questa vaschetta qui che va messa sotto quando andiamo a svitare quei famosi tappi. Anzi, ve li faccio vedere Qui subito. vediamo direttamente il nostro serbatoio da 1,1 litri. Quando lo andiamo a sganciare, sotto troviamo un pomello che si svita. Riposizioneremo il serbatoio sopra con il tappo superiore. Dopo vi faccio vedere come viene posizionato. E l'acqua uscirà direttamente da sotto, dove c'è un'altra manopola che andrà poi svitata. Questo è il pannello comandi, ma ne parleremo subito dopo. Andiamo nella parte sottostante, perché vi facevo vedere il tappo che si svita per fare uscire l'acqua. Vedete la spina retrattile, 2,30 m la lunghezza. Rimane ovviamente agganciata fuori, spina asciugo, basta tirarla e la andiamo a riposizionare di nuovo dentro, ecco qua. Quindi molto semplice, sotto troviamo le ruote, ma andiamo a vedere il nostro pannello comandi. Allora, ecco qua, quattro comandi, ve ne avevo parlato. Qui troviamo i nostri tasti, accensione e spegnimento, tasto del vapore pulsato. Ci consente di poter, attraverso questo tasto, di poter dare dei getti di vapore continui a intermittenza. Abbiamo la possibilità di poter settare quattro livelli di potenza. Ovviamente si illuminerà di bianco. Stessa cosa anche per la ventola, 4 intensità di potenza. Manca un tasto che è presente sul top di gamma e l'opzione Sian Steam. L'apparecchio, in poche parole, si attiva automaticamente il vapore quando muoviamo il ferro grazie a un sensore all'interno del manico, ma non ci interessa per questo modello. Vi ho fatto vedere il serbatoio, vi ho fatto vedere i tappi, ora mettiamo via la nostra vaschetta e parliamo degli altri accessori. Eccolo qua, lo vedete questo? Va posizionato direttamente qua lateralmente oppure lo posizioniamo da quest'altro lato? Benissimo, io in questo caso lo posiziono qua perché.
Abbiamo anche un altro piccolo accessorio che mi era sfuggito, eccolo qua, questo è un gancio tuttofare, lo andiamo a posizionare direttamente in questo modo qua e ci appendiamo la soletta. Non so se si vede nel video, ma come vedete ho messo il panno sopra, vi dico subito che è una cosa che ho trovato un pochettino scomoda, è l'inserimento dell'acqua, però poi andremo a vedere se direttamente la candela se la tirerà sopra. Ho inserito dell'acqua demineralizzata, già il filtro deve essere montato all'interno, senza il coperchio, però l'acqua rimane ancora nella parte superiore, quindi dovrà attraversare il filtro e si dovrà riempire nella parte sottostante, che è letteralmente vuota. Allora, vediamo subito, appena l'ho posizionata direttamente sulla caldaia inclinata, mantenendo il tappo ben chiuso, ottimamente fuoriesce l'acqua, viene acceso, l'acqua è venuta via. Si è riempito parte del serbatoio, però la caldaia ci chiede ancora dell'acqua. Sentite questo rumore, è la caldaia che sta tirando l'acqua dal serbatoio e la sta posizionando nel vano di riscaldamento, quindi è tutto normale questo rumore che fa, un pochettino tutti i ferri da stiro a caldaia fanno questo rumore perché c'è un sistema a motorino che tira via direttamente una pompa che aspira l'acqua dal serbatoio. Allora, il ferro si è acceso, diventa veramente molto caldo, bisogna utilizzare la soletta in dotazione per i capi sintetici e poi i capi delicati, in particolare i neri, però vi dico subito che ora stireremo un panno di lino, diciamo il panno deve fare un pochettino la faccia, non c'è possibilità di poter spegnere le ventole, il sistema soffiatura oppure aspirazione, quindi basta posizionarla come potenza 1, però ho trovato una cosa molto interessante, che adesso l'applicazione del telefonino possiamo anche regolare la ventola senza che ci dobbiamo abbassare, quindi comandare direttamente il vano comandi che è sotto. Allora, iniziamo a prendere il nostro ferro da stiro, vi faccio vedere subito, la ventola è posizionata al minimo, sentite il rumore? Sentite, in questo caso in fase aspirazione, in questo caso vedete il vapore? Estremamente estremamente forte, quindi se vogliamo stirare qualcosa lo accendiamo direttamente. Ho spento il sistema impulso, molto potente, guardate qua, lino stiratissimo assolutamente. Sono molto comode le guide disegnate sopra al panno, credetemi, veramente molto interessante come cosa. Allora, ecco in modo più ravvicinato, ve lo faccio vedere bene il ferro, vedete, appena l'ho alzato c'è il sistema di soffiatura che gonfia, se premo il tasto della ventola, guardate, ora aspira, ho messo la potenza massima, ripremo, gonfia, in questo caso. Allora, i tasti sono semplicemente il tasto della ventola, il tasto del vapore laterale, eccolo qua, vedete, e abbiamo il sistema con la soletta che lo possiamo tenere così oppure direttamente così. Allora, vi dico subito, se abbiamo un asciugamano tipo questo qua in microfibra, ora facciamo la prova, speriamo che non si attacca tutto, vediamo un attimino se funziona, vedete, anche sulla microfibra, guardate. Allora, non vedo il tessuto sciolto, quindi funziona anche sulla microfibra in questo caso, vedete. È caldo ma non di fuoco assolutamente. Allora, come vi dicevo, ecco qua l'applicazione, ve la faccio vedere bene, ecco il nostro sistema, abbiamo le nostre notifiche che ci dice lo stato della caldaia, in questo caso il livello dell'acqua c'è, la cartuccia ok, il tempo di stiratura è a 0 ore, non poteva essere diversamente, sistema per poter attivare la ventola e sistema di soffiatura o aspirazione che poi gestiremo dal ferro, in questo caso vedete velocità 1, velocità 2, velocità 3, velocità 4, sistema impulso, vedete, si attiva automaticamente, quindi abbiamo il vapore impulso, lo andiamo a spegnere. Cosa interessante, vi faccio vedere anche una guida rapida, oltre alle tante guide che ci sono, in questo caso vi farà vedere come si apre il ferro da stiro, ecco qua, vedete, veramente molto molto semplice, vedete, guardate, chiusura altrettanto semplice, vedete, il ferro da stiro si tira direttamente da sotto, si apre la nostra basetta che possiamo girare, insomma ci sono tutti gli accessori, ci dà tutte le informazioni dell'applicazione, ma torniamo al nostro ferro da stiro. Allora, come ha detto qualcuno, ci sono lavatrici che costano 1.000-2.000 euro, perché un panno da stiro, o meglio un sistema da stiro, non può costare davvero tanto, ma un sistema professionale sinceramente a me piace da tenere in casa assolutamente, non ingombra quanto potete pensare, perché veramente 25-30 cm lo infiliamo direttamente in uno sgabuzzino e lo teniamo pronto ad uso. Se lo teniamo fisso in una stanza, in una stireria, è perfetto. Qua potrebbe essere un ottimo sistema perché è veramente molto molto potente, guardate qua. Allora, non vi dico sciocchezze, vi giuro che veramente mi ha lasciato senza parole. Se volete informazioni, io vi posso aiutare tranquillamente a dissipare i vostri dubbi. Soletta, abbiamo il tavolo, abbiamo il vapore, abbiamo tutto, non ci resta che stirare. Se avete domande, scrivetemi. Ricordatevi che trovate la recensione scritta, importantissima, fondamentale, su Amazon, dove ci saranno
descritti gli utilizzi durante almeno un mese di utilizzo continuativo. Quindi questo è un unboxing, un primo test che ho fatto vedere un pochettino com'è. E devo dire che è veramente molto carino. Sentite il rumore, sta di rumore aspirando l'acqua. Io con questo rumore vi saluto, anzi vi do un po' di vapore. Ciao a tutti!